La punizione di Lepore è complice anche una deviazione degli avversari, vale per la Triestina un punto prezioso da portare a casa della trasferta di Verona. Fra Virtus Vecom per Rosso Labardati è finita 2-2. Come detto, è ancora l'ultimo minuto a premiare l'Unione, che la settimana scorsa ha vinto a Rocco, ieri ha pareggiato al Gavagnin Nocini di Verona. La partenza è allegra, Calvano per gli ospiti, arriva al tiro al decimo, murato dalla difesa. Altro tiro, ma questa volta della Vecom, con traiettoria fuori misura. Al 19esimo i padroni di casa sono molto bravi, scambi veloci dentro area e palla in rete con Offredi battuto. Tutto il gol firmato dall'ex Unione Arma. La Triestina si rimette in moto e alla battuta da centrocampo fa passare pochi secondi per bussare timidamente alla porta di Giacomel. Al 34esimo occasione alla Bardata con azione manovrata sulla destra, cross basso di Lepore e destro a colpo sicuro di Procaccio con sfera rimpallata fortuitamente dalla schiena di Visentin a Giacomel battuto. Doppia protesta nel finale, una per parte, prima per il Verona quando Carlevaris cade in area toccato da Capela, poi per la Triestina dopo una spinta piuttosto vistosa ai danni di Mensah a pochi passi dal portiere. In entrambi i casi il gioco non viene fermato dall'arbitro. Ormai al 45esimo spunto della Triestina con un forte destro di Procaccio deviato dal portiere. Ci prova anche Lepore al volo su corner che ne segue, conclusione pregevole, palla alta di un soffio. Dopo il Teccaldo l'Unione ottiene un calcio di rigore nei primi minuti della ripresa. Atterramento di Procaccio in aria e tiro dal dischetto. Gomez alla battuta. Gomez! All'incrocio, 1-1. La palla sotto l'incrocio significa 1-1, tutto da rifare. Il Verona si rivede al 67esimo con una punizione spedita fuori. Un minuto dopo arriva il raddoppio della Virtus Vecom, ancora con Arma, abile a deviare quanto basta e cross di Danti dalla sua sinistra. 2-1. La Triestina ci prova al 25esimo, punizione dalle tre quarti di Sarno con Capela che a due passi da Giacomel non riesce a trovare il tocco vincente. Sono minuti frenetici dove l'Unione è molto attiva. Prima Gomez con un tiro fuori, poi il gol annullato a Litteri per presunto fallo in attacco del giocatore artefice dell'Arma. Assist per il compagno. All'81esimo Lopez può pareggiare ma il portiere è reattivo. A poco dal 90esimo fallo su Giorico e calcio di punizione. Lepore tira sul palo alla sinistra del portiere e complice un tocco della barriera segna il pareggio. Un punto a testa e una Triestina ancora in rimonta nell'arco dei 90 e passa minuti. In classifica i ragazzi di Pillon occupano la quinta posizione. Bene il carattere della squadra, da lavorare sui gol subiti.